Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il meteo. Fine settimana con tempo prevalentemente soleggiato al centro e al nord, mentre ancora a tratti incerto al sud e sulle due isole maggiori. Le immagini da satellite mostrano gli effetti del vasto vortice depressionario che interessa ancora le regioni dell'estremo meridione, con vasta copertura nuvolosa e qualche temporale in atto a largo delle nostre coste. Le nostre simulazioni mostrano l'evoluzione del tempo per i prossimi giorni, con qualche pioggia al sud e sulla Sardegna, mentre tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro e al nord. Al dettaglio della previsione per oggi, con ancora piogge ma carattere più debole ed isolato al sud, su Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre cielo generalmente sereno, poco nuvoloso al centro e al nord, solo nella seconda parte della giornata avremo il transito di nubi alte senza fenomeni a partire dalle regioni nord-occidentali. In serata le velature tenderanno a estendersi su tutte le regioni del nord, su gran parte del centro, isolati rovesci li troveremo sulla Sardegna, ancora qualche debole piovasco al sud, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti forti di maestrale su tutti i bacini centrali e meridionali, con i mari che saranno generalmente molto mossi o localmente agitati, il Basso Tirreno, il Mar Ionio e lo Stretto di Sicilia. Domani cielo sereno al nord, solo qualche nube in più al mattino, al nord-est sull'Emilia Romagna, troveremo qualche velatura anche al centro, ma che nella seconda parte della giornata lascerà spazio ad ampi spazi di sereno. Al sud ancora nubi diffuse con i fenomeni principalmente sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. In serata ancora nubi diffuse al sud, invece al centro e al nord avremo cielo sereno e stellato. Ventilazione ancora settentrionale ma in forte attenuazione, con i mari che saranno generalmente mossi o molto mossi. Infine domenica cielo sereno al nord e anche su gran parte del centro, ancora qualche nube al sud con i fenomeni che interesseranno prevalentemente Calabria e Sicilia. Venti ancora settentrionali ma in ulteriore attenuazione, così come il moto ondoso, con i mari che saranno poco mossi o al più mossi. Infine le temperature, che saranno in generale aumento su gran parte del paese, torneranno ad essere più in linea, anche se pur lievemente al di sotto, rispetto alle medie del periodo. Bene, con questo è tutto e vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana.